Buon pomeriggio a tutti. Abbiamo aspettato qualche minuto con un po' di suspense per il discorso slide che non si trovavano. Buon pomeriggio a tutti e grazie per essere qui presenti oggi. Io sono particolarmente lieto come presidente di AICALF di presentare lo studio di Andrea Giuricin sull'addizionale comunale dei diritti di imbarco dei passeggeri. E quindi do il benvenuto ai nostri illustri ospiti che rappresentano il comparto della buona parte, oserei dire quasi tutto, il comparto del trasporto aereo, da Flavio Ghiringhelli, presidente IBAR, a Fabio Nicolai, vice direttore generale di ENAC, Salvatore De Idda, presidente commissione trasporti della Camera, Galeazzo Bignami, vice ministro dei trasporti. Do subito la parola al vice ministro per un saluto introduttivo, il quale insomma, ci ha onorato della sua presenza e quindi mi sembra doveroso che sia lui ad aprire i nostri lavori. Grazie. Grazie, anche perché sono convinto che ci saranno interventi ben più competenti e ben più incisivi del mio. Non è stata forse la cosa più furba farla proprio il giorno della presentazione del DEF, perché però abbiamo convenuto oggi al tavolo sul trasporto, al piano, al tavolo sul piano nazionale aeroporti, che sarà il MIMIT a chiedere, dico bene, dottoressa, a chiedere al MEF di rivedere la TAS. Battuta a parte, e credo che il titolo sia assolutamente consono, anche perché, come a voi è ben noto, questo addizionale nasce con un prelievo minimale di 1 euro che è evidentemente finalizzato a un riequilibrio di una situazione determinata dalla presenza, anche come chiamiamolo così, suppletiva di alcuni elementi di impatto sui territori. Ha poi avuto un incremento, se non sbaglio, di 1,5 euro per alimentare proprio il fondo del trasporto aereo, un fondo che, devo dire la verità, ha svolto con efficacia la propria funzione. Se noi riprendiamo mente al dato che ormai 2 stagioni fa, a seguito della ripresa del periodo Covid, post-Covid, si è registrata una situazione di difficoltà in tutta Europa, mentre a livello nazionale, proprio la presenza del fondo aveva consentito di ammortizzare le difficoltà occupazionali, lavorative, retributive che erano connesse allo stop che la pandemia aveva impresso, soprattutto al tema del trasporto aereo. E voi sapete che tutta l'operatività e la professionalità che gira attorno al trasporto aereo postula la presenza di certificazioni, di abilitazioni, di formazione abbastanza specifica, e l'avere disperso durante il periodo Covid nel resto del contesto europeo quelle professionalità che, non tutelate adeguatamente, si sono poi ricollocate, ha comportato che, quando la ripresa vi è stata, il depauperamento dell'offerta professionale avesse colpito un po' tutti gli aeroporti europei, ve lo ricorderete, no? Le lunghe file a Francoforte, piuttosto che Heathrow, mentre l'Italia aveva retto bene il sistema proprio per la presenza di questo fondo che aveva dato garanzia. Poi vi è stata anche un'ulteriore aggiunta, non ricordo se di 2,5 euro, 3 euro, sull'INPS, che aveva ulteriormente gravato il tutto. E oggi, da vice ministro che ha la delega al trasporto aereo, quindi sono inevitabilmente interessato a dare una prospettiva di una parte che non è chiaramente quella del governo, ma è quella di chi ha la delega di settore, il titolo è assolutamente azzeccato, perché è un addizionale, certo, che tuttavia crea una barriera preclusiva all'ingresso di una clientela che può essere dissuasa anche per i costi che si fanno, ahimè, più significativi e incisivi rispetto a quell'euro di cui parlavamo all'inizio, che, se moltiplicato magari su dei nuclei familiari, possono anche realizzare ulteriore prelievo dalle tasche dei fruitori. Questo sta generando dei meccanismi per i quali legittimamente alcune compagnie cercano di intervenire su territori sviluppando una maggior capacità di traffico anche in ragione della presenza o meno di questa tassazione, con effetti che possono essere in qualche maniera di induzione nella creazione di nuovi mercati che inevitabilmente, nell'operatività della logica di mercato stessa, implicano l'attrattività o meno in determinate aree. Questo è evidentemente un corollario, una conseguenza dell'applicazione di questa tassa che, per quanto riguarda evidentemente il sottoscritto, andrebbe quanto più alleggerita possibile. Certo, la situazione di un dissesto da parte delle casse di qualche comune che aveva legittimato un intervento, almeno sui presupposti del MEF, nell'ultima manovra, può avere un senso, a patto e condizione che non diventino poi quelle tasse che dovrebbero teoricamente avere una vita breve e poi si stabilizzano e diventano strutturali con voci stabili di bilancio.
E questo per noi è un problema, dico, per il lato del trasporto aereo. Non voglio fare un ragionamento che quindi inferisce tutta la postura del governo, perché evidentemente per quanto riguarda il Ministero dell'Economia non sono titolato a parlare. E quindi l'auspicio, cosa di cui ho già parlato appunto con il Ministro Urso, che credo abbia avuto anche degli incontri proprio a riguardo, è quello di poter agire affinché ci sia un decalage fino poi a una rimozione o quantomeno una riconduzione a ragionevolezza di quella tassa, che inevitabilmente crea, come il titolo giustamente dice, uno sbarramento all'ingresso di un'economia che invece vediamo in profondo sviluppo, considerato che siamo arrivati ormai a sfiorare, anzi forse abbiamo già superato i livelli pre-pandemia del 2019 in termini di trasporto aereo, passeggeri, e quindi rischiamo, in assenza di una competitività fiscale o tariffaria o tributaria, di perdere dei flussi di mercato che potrebbero reindirizzarsi altrove. Il posizionamento in questa fase strategica, confidiamo che quindi col MEF possa trovarsi un ulteriore reperimento di risorse che evidentemente sulle casse IMSS questo tipo di addizionale determina, e fermo restando che chiudo laddove avevo iniziato, non me la sento oggi di andarne a parlare a Giorgetti dopo che ha presentato il documento economia e finanza, ma questo credo che non me ne vogliate, ma insomma un conto è il coraggio, un conto è la spregiudicatezza. Grazie davvero e buon lavoro, assisto per un po' ai vostri lavori così da raccogliere anche qualche indicazione. Molte grazie Vice Ministro, e apprezziamo particolarmente il coraggio, devo dire, effettivamente il coraggio. L'obiettivo che noi ci siamo fissi come AICALF per promuovendo questo incontro, promuovendo questa iniziativa, è duplice, ovvero da un lato ci faceva piacere poter fornire agli interlocutori istituzionali, quindi a lei Vice Ministro, al Presidente De Idda, agli onorevoli parlamentari qui presenti, dati aggiuntivi affinché potessero analizzare con maggior cognizione di causa quelli che sono gli effetti che noi reputiamo essere distorsivi di questa addizionale comunale. E il secondo obiettivo è una call to action a far qualcosa, quindi l'impegno che lei, il coraggio che lei ha, di cui lei ha parlato, è particolarmente apprezzato anche per questo. Ora, prima di lasciare la parola al professor Giuricin, che ci illustrerà i dati del suo studio, invito il presidente Ghiringhelli a prendere la parola. Grazie mille Alessandro, grazie Vice Ministro, perché le parole che lei ha utilizzato in questa apertura per noi sono estremamente importanti, perché come vedremo poi nello studio del professor Giuricin, abbiamo detto, questa è un'addizionale che in realtà crea solo e esclusivamente delle grandi disparità a livello di Stato, nel senso che le compagnie aeree, come andremo a vedere, possono in un qualche modo poi decidere di riversare questi costi direttamente sul passeggero finale, quindi non assorbirsi direttamente questi costi, e fare in modo che poi l'offerta che quindi viene data a livello europeo tra Italia e gli altri paesi che vengono normalmente gettonati tra virgolette per le vacanze arriva ad avere poi delle problematiche in termini di scelta, proprio perché ci sono dei costi aggiuntivi che non sono corretti. Di salutare l'onorevole De Micheli, che è sempre presente, grazie per la sua presenza. Grazie. Questo è quello che volevo dire, che secondo me è la parte più importante, perché poi lo sviluppo del trasporto aereo in Italia è qualcosa di estremamente importante e un qualcosa che crea opportunità di economia, crea opportunità di cultura, crea opportunità di turismo. Quindi dobbiamo fare in modo proprio di riuscire a tirare il numero più alto possibile di turisti e viaggiatori sul nostro paese. Quindi questo capisco che dal punto di vista del governo ci siano necessità di recuperare dei soldi per poi essere reinvestiti in altre attività, ma dobbiamo immaginare di farlo con degli strumenti completamente diversi e che non vadano a ripercuotersi poi sulle scelte dei clienti, dei turisti che poi sceglieranno l'Italia di conseguenza come meta e destinazione di vacanza. Grazie.
Grazie Flavio. Allora lascio la parola a Andrea Giuricin per l'illustrazione di questo studio, un addizionale che toglie. Grazie, grazie mille per l'opportunità. Beh, parliamo chiaramente di un, come diceva giustamente il Vice Ministro, di una tassa comunque che è andata crescendo nel corso degli anni. È una tassa che da un euro è diventata in alcuni casi arrivare addirittura a 9 euro, come abbiamo potuto vedere in alcuni casi limite. Quindi noi sappiamo tutti che l'aviazione, come è stato detto, è importantissimo per lo sviluppo strategico del nostro paese, per la connettività delle nostre aziende, dei nostri cittadini nel resto del mondo. Quindi capiamo tutti bene, siamo poi un po' tutti del settore, possiamo dire, quanto sia importante riuscire a dare più competitività a questo settore. E chiaramente quando si aggiungono delle tasse, da professore, devo dire, si toglie un po' di competitività. È chiaro che dipende poi da tassa a tassa per cercare di capire qual è la reale utilità. Proprio per questo poi nello studio abbiamo cercato di far capire quale parte va realmente magari al settore aereo, quale invece grande parte non va al settore aereo. E quindi questa tassa è stata aumentata, come si diceva, è iniziata ormai 20 anni fa, quindi compie un ventennale proprio questa tassa, non so se è un bel anniversario, ed è stata incrementata fino a 9 euro. Come potete vedere da questo, mi spiace che è un pochettino piccolo, però questa mappa, in linea di massima siamo ormai intorno ai 6,5 euro in tutta Italia per questa tassa, per tutti i passeggeri in partenza da qualunque aeroporto italiano, ad eccezione diciamo di Venezia, che siamo arrivati a 9 euro, Napoli 8,5 euro, Roma 7,5 euro. Quindi l'addizionale poi non è che vada al settore aereo, se non per quella parte che è stata giustamente detta dal Vice Ministro relativa al Fondo di Solidarietà del Trasporto Aereo e degli Aeroporti, che quindi serve diciamo ad aiutare il settore. Quella è una minima parte, perché se poi andiamo a vedere quanto invece va a quello che non è al settore aereo, è purtroppo, posso dire dal mio punto di vista, nel senso di perdita di competitività del settore, abbastanza importante, tanto che 3,5 euro vanno alla gestione degli interventi assistenziali di sostegno alle gestioni previdenziali dell'INPS, che nulla hanno a che vedere con il settore aereo, cioè stiamo parlando di spesa, di andare a finanziare l'INPS e dei problemi che può avere eventualmente l'INPS, e parliamo però di quali somme. Beh, se andiamo a vedere un po' i dati del 2023 abbiamo fatto un po' di stime, cioè nel complesso siamo quasi a circa 350 milioni di euro per quanto riguarda il GIAS, ai comuni in realtà ormai va relativamente poco, perché come ben sappiamo la parte dei comuni direttamente è molto piccola, ma poi oltretutto abbiamo queste aggiunte diciamo per i comuni, diciamo per alcuni comuni, vedi Roma, Napoli e Venezia, ma nel complesso stiamo parlando di una cifra che è piccola rispetto al totale, quindi lo stesso nome addizionale comunale in realtà ai comuni va ben poco, quindi non è neanche un addizionale comunale, è una tassazione aggiuntiva al settore aereo. E poi abbiamo un'altra parte che va ai servizi antincendio, un'altra parte che va agli ENAV più altri servizi, quindi capite bene, è una tassazione che va a tanti tanti diciamo ambiti, ma al settore aereo stesso ne rimangono relativamente pochi, quindi è una tassa che pesa molto sul settore, ma che di fatto purtroppo crea dei problemi al settore aereo. Se noi andiamo a fare un po' di stime sul mercato aereo per capire un po' com'è stata la logica dello studio, cercare di capire qual è l'impatto della tassazione anche al 2030, cioè se noi continuiamo a vedere, se noi pensiamo come potrebbe essere il settore aereo al 2030 senza questa addizionale, quindi per far capire quali sono i benefici nell'eliminare questa tassazione. Sappiamo bene dei problemi di bilancio, oggi si parlava appunto di DEF e tutto quanto, quindi l'approvazione del DEF e tutto quanto, ma è chiaro che quale sarebbe un po' uno scenario, diciamo, best, ottimale da questo punto di vista, quali sarebbero i benefici allora di eliminare questa tassazione? Beh, noi allora innanzitutto siamo partiti dai dati, diciamo, generali, e beh, comunque vediamo che il mercato aereo sta continuando a crescere. Come giustamente si ricordava, il mercato aereo nel 2023 ha superato i livelli del 2019. Qua non si tengono in considerazione i doppi partenti come fanno ad esempio le associazioni di categoria degli aeroporti doppi partenti per quanto riguarda i partenti nazionali, quindi in quel caso si conteggia doppio il passeggero in partenza e in arrivo negli aeroporti, quindi questo è il dato di fatto Eurostat che serve a farci capire. Siamo arrivati a 164 milioni di passeggeri rispetto ai 161 del 2019. Nel 2030 il settore continuerà a crescere, cioè le stime ci dicono, chiaro che poi gli shock li abbiamo visti tutti, purtroppo sono molto improvvisi, Covid, guerra in Ucraina e via dicendo, ci hanno insegnato che fare delle previsioni è molto difficile, però al 2030 potremmo avere 230 milioni di passeggeri, oltre 230 milioni di passeggeri. Per cercare di capire qual è il prezzo medio del biglietto, ricordiamoci, questa tassa va ormai fra 6,5 euro e 9 euro, ad eccezione del Friuli Venezia Giulia di cui si accennava anche poc'anzi.
Beh, qual è il prezzo medio dei primi tre operatori in Italia, in termini di numero di passeggeri, chiaramente? Beh, il prezzo medio del biglietto è per un volo domestico, se prendiamo un yield di circa 6 centesimi, di 30, per un viaggio circa di 600 km, siamo intorno ai 36 euro. Facciamo che siano 7 centesimi di yield, sono 42 euro come prezzo medio del biglietto, senza considerare gli ancillari, questo è il prezzo medio della tariffa. Se andiamo a vedere un biglietto internazionale, magari 1200 km, qua stiamo parlando sempre dei primi tre operatori, che sono low cost oltretutto in Italia, 1200 km di tragitto medio, uno yield di circa 5 centesimi, arriviamo a circa 60 euro per prezzo del biglietto medio. Quindi capiamo bene che il prezzo del biglietto medio in realtà è relativamente basso. Questo non è il prezzo medio che è stato preso nello studio, perché il prezzo medio chiaramente considera anche le tratte più a lungo raggio, non solamente il corto medio raggio, non solamente le low cost, ma tutte le compagnie aeree. E per cercare di capire qual è l'impatto sull'economia, perché cerco di andare molto velocemente per non perdere troppo tempo e per rispettare i tempi, noi sappiamo, abbiamo dei dati molto chiari, cioè il turismo sull'economia vale circa il 12,8%, questi sono dati del conto satellite dell'Istat, conto satellite del 2019, ultimo dato diciamo completo e normale, perché il 2021 chiaramente non era un anno normale, però sono molto simili probabilmente ai dati del 2023 come impatto del turismo. Impatto del turismo che incide anche per circa oltre 100 miliardi di spesa turistica e per circa 3 milioni e 3 di posti di lavoro. Questo perché? Perché poi noi andiamo a calcolare qual è l'impatto del settore aviation, del settore aviazione all'interno del settore del turismo. Turismo allargato chiaramente, quindi non solamente turismo, ma il cosiddetto turismo allargato. Quindi noi abbiamo considerato sia la parte diretta dell'economia, quel 5,8%, che è l'impatto del turismo diretto, più un 7% che è l'indiretto, che è tutto quello che si viene a creare grazie al settore turistico allargato. Come dicevamo, il settore turistico e il settore, scusate, aviation, per quanto riguarda l'Italia, siamo intorno al 4% dell'impatto economico generale. Anche qui siamo stati abbastanza, diciamo, sempre abbiamo cercato di utilizzare dei numeri non troppo elevati, abbiamo sempre avuto, diciamo, delle stime conservative per cercare di far capire veramente che, anche tenendo delle stime conservative, dei numeri conservativi, i numeri comunque sono molto rilevanti. E quindi siamo andati a calcolare, tenendo in considerazione anche quanto è l'economia turistica in generale, siamo andati a calcolare che circa un 30% di tutta l'economia turistica venga di fatto derivi dal settore aviation. Altre cose che abbiamo considerato, siamo andati a calcolare l'indice di concentrazione del mercato stesso, cioè quanto è competitivo il mercato stesso, il mercato comunque italiano è competitivo, rimane competitivo, e siamo andati anche a calcolare qual è l'elasticità al prezzo, cioè aumentando di un euro la tassa, praticamente se noi abbiamo una tassa di un euro, quindi abbiamo un prezzo superiore di un euro, quanto mi farà diminuire i passeggeri? O eliminando un euro di tassa, di quanto mi aumenteranno il numero di passeggeri? Quindi siamo partiti da questo punto di vista e abbiamo tenuto anche qui un'elasticità relativamente bassa, cioè intorno a 0,7-0,8, cioè per ogni diminuzione della tassa di un euro o comunque del prezzo di un euro, noi abbiamo un aumento di 0,7-0,8 per quanto riguarda il numero di passeggeri aerei. E quindi noi siamo andati a vedere che nel complesso l'impatto, adesso vado direttamente al grafico, si parla di circa, per quanto riguarda il mercato corto-medio raggio, perché chiaramente sul lungo raggio c'è un impatto, ma il passeggero probabilmente su un prezzo del biglietto che è comunque superiore la sente relativamente di meno, non significa che non la senta, assolutamente, ma la sente chiaramente di meno rispetto a un prezzo del biglietto che magari è 40-50 euro, se devi pagare 9 euro per partire da Venezia o 7 euro e mezzo per partire da Roma. Quindi noi siamo andati a calcolare, a stimare che grazie all'eliminazione di questa tassazione noi riusciamo a creare al 2030 circa 9 milioni di passeggeri in più sul sistema Italia, almeno sul corto medio raggio. Questi 9 milioni di passeggeri che cosa riescono a creare? Qual è l'impatto sull'economia? Qual è l'impatto sull'occupazione? Beh, con queste domande, diciamo, con diversi calcoli che poi siamo andati a fare, sono venuti dei numeri, fra virgolette, molto molto rilevanti, pur ripetendomi, abbiamo utilizzato delle stime molto conservative. Quindi abbiamo circa 9 milioni di passeggeri in più, questi 9 milioni di passeggeri in più possono creare 4 miliardi e 2 in più di PIL, di cui 1 miliardo e 9 diretto e 2 miliardi e 3 di indiretto, parliamo di 65 mila posti di lavoro addizionale, anche qui parliamo chiaramente di numeri relativi al posti di lavoro nel settore economico, quindi allargato non solamente nell'economia turistica ma in tutta l'economia grazie alla connettività che si viene a creare, e il gettito fiscale in realtà è di circa 1 miliardo e 200 milioni di euro in più. Stiamo parlando di 1 miliardo e 2 in più di gettito fiscale. Noi questa tassazione sappiamo che vale più o meno 700 milioni di euro, quindi capiamo bene che in realtà paradossalmente eliminando questa tassazione si potrebbe addirittura pensare di aumentare il gettito fiscale. E questo, fra virgolette, è quasi un paradosso,
però è abbastanza logico, perché comunque è una tassazione che tende a far diminuire i passeggeri. Se noi invece eliminiamo questa tassazione, pensiamo di spingere per quanto riguarda il numero di passeggeri, per quanto riguarda il 2030, o comunque noi abbiamo preso il 2030 perché chiaramente nel corto periodo è più difficile fare un calcolo e soprattutto magari gli effetti non sono così immediati, però nel medio-lungo periodo, 2030 non è neanche troppo in là, stiamo parlando appunto di 4 miliardi in più di euro di PIL, stiamo parlando di 65 mila posti di lavoro, 9 milioni di turisti in più, che valgono un po' per tutte le regioni, e un aumento di gettito fiscale di circa 1 miliardo e 2. Quindi con questi numeri capite bene che l'Italia può sicuramente fare quel salto in avanti nella competitività. Teniamo in considerazione che questa tipologia di tassa che va per l'INPS, in buona parte per l'INPS, ripeto, circa 350 milioni per spese dell'INPS che non è direttamente collegata chiaramente al trasporto aereo più tutti gli altri servizi, e stiamo parlando di una tassa molto importante che non esiste negli altri paesi. Come giustamente diceva anche Flavio e anche Alessandro, noi ci ritroviamo in mercati comunque competitivi dove le aziende fanno delle scelte di investimento per basare degli aerei o meno, o comunque per gli aerei per decidere se far viaggiare propri, comunque hanno eventualmente un aumento di costo e tutto quanto, e chiaramente tutto questo si ripercuote sulla competitività del nostro paese. Noi siamo in competizione con Spagna, Grecia e altri paesi, avere una tassazione che non serve al settore aereo chiaramente rischia da questo punto di vista di farci perdere competitività. Con questo, perfetto, guardi, ho concluso proprio in questo istante, quindi vi ringrazio per l'attenzione, spero di non aver corso troppo. Grazie Andrea, grazie per la presentazione di questo studio, e credo che insomma i dati parlino da soli, nel senso che da un lato abbiamo un introito di una certa cifra, dall'altro lato abbiamo una perdita ben superiore a quello che è l'introito nel breve termine. Detto questo, passerei la parola al vice direttore generale di ENAC, al dottor Nicolai, per un suo contributo. Buon pomeriggio a tutti. E mi scuso per leggere, ma non essendo io grosso esperto di questo settore, ho preferito scrivere qualche cosa piuttosto che avventurarmi in una prolusione a braccio che mi avrebbe sicuramente portato fuori tema, e di questo vi chiedo scusa. Saluto cordialmente le autorità e gli stimati relatori qui convenuti, ringraziando l'AICALF per l'invito, anche a nome del presidente di ENAC, Avvocato Di Palma, e del direttore generale, dottor Quaranta. Partecipare a questo evento è un'opportunità preziosa per consolidare un cammino già avviato di dialogo e interconnessione tra istituzioni, operatori e associazioni di settore, a beneficio del sistema e forti di un orizzonte condiviso di crescita e sviluppo. Oggi, se da un lato assistiamo alla piena ripresa del settore aereo, che ha eguagliato e talvolta superato i volumi di traffico prepandemici, lo abbiamo detto prima, dall'altro si registrano non poche criticità. Un elevato tasso di inflazione e un incremento dei prezzi del petrolio hanno infatti impattato considerevolmente sul costo dei biglietti aerei. Un'offerta in lieve flessione, complici perdite ed esuberi pregressi da post-Covid, con problematiche di fornitura dei componenti da parte dei maggiori produttori del comparto, si accompagna ad un aumento dei prezzi del carburante pari del 50% rispetto al 2019. A fronte di questo scenario complesso, la domanda è in crescita in ragione di una rinnovata esigenza da parte dei cittadini a volare per viaggi di tipo business e leisure, con tariffe inevitabilmente soggette a notevoli rincari. Malgrado l'evidente e auspicato rilancio del settore, si avverte una discontinuità con il passato ed occorre in tal senso rivedere alcune strategie e promuovere interventi mirati ed efficaci a vantaggio di tutti. L'ENAC, in qualità di autorità nazionale di settore, è istituzionalmente attiva nel tutelare e potenziare il diritto alla mobilità e alla continuità territoriale, attraverso lo sviluppo di una rete connettiva il più possibilmente pervasiva, con particolare riguardo ai collegamenti con le isole e la periferia. Non solo, la frequenza e l'accessibilità di rotte che abbattano i confini geografici devono coniugarsi con l'integrazione intermodale tra aria e terra per un sistema Italia libero da barriere. Ovviamente, in regioni come le isole ed in particolare come la Sardegna, i collegamenti aerei rivestono un'assoluta preminenza ed è quindi essenziale modulare gli interventi in maniera puntuale e diversificata, così da consentire da conseguire risultati durevoli e favorire una reale standardizzazione.
l'ENAC non si limita a promuovere lo sviluppo di biocarburanti e di alternative sostenibili al jet fuel, accompagnando il processo di decarbonizzazione e disancorando il comparto dall'egemonia del petrolio, ma è anche favorevole a interventi economici mirati che sostengano la competitività, incentivando i vettori aerei ad ampliare le loro rotte commerciali. Ne ha parlato prima il Vice Ministro, nella proposta del Piano Nazionale degli Aeroporti abbiamo valorizzato iniziative di carattere pubblicistico e talvolta derogatorie rispetto al libero mercato, quali oneri di servizio pubblico e aiuti ai vettori. Per quelle tratte essenziali alla mobilità insulare, esposte al rischio di simil oligopoli e geograficamente decentrate, come si registra ad esempio in Sardegna e Friuli Venezia Giulia, sono stati infatti adottati gli oneri di servizio pubblico, laddove un ridotto margine di profitto avrebbe scoraggiato le compagnie dal mantenere la loro operatività. Al contempo osserviamo come tale strumento possa a volte risultare di difficile attuazione. Le gare vanno spesso deserte in quanto i vettori non sono economicamente stimolati a parteciparvi. È per questo che abbiamo suggerito una strategia di aiuti alle compagnie che prevede una gestione rapida e trasparente mediante la pubblicazione sul sito del gestore aeroportuale, l'assenso espresso della regione e gli studi di settore, migrando da un rapporto di tipo pubblicistico a uno di tipo contrattuale e privatistico con facoltà di negoziazione da parte dei vettori pur con l'inserimento di clausole a tutela della mobilità. In Calabria, per esempio, sono stati di recente allocati 13 milioni di euro per favorire i collegamenti da e verso il capoluogo regionale. D'altro canto, l'esigenza di una migliorata connettività a livello nazionale ed europeo coinvolge non soltanto i distretti insulari o periferici, ma anche altre regioni, quali Marche, Abruzzo, Liguria o Puglia, che auspicano più collegamenti indispensabili per mantenere la mobilità extraregionale. Da qui la responsabilità in un impegno congiunto di istituzioni e operatori di conciliare competitività e sviluppo economico del comparto con la costituzione di un sistema coeso, lungimirante ed inclusivo. L'aumento incontrollato delle addizionali comunali pone in tal senso un ostacolo all'attrattività di determinati scali, pregiudicando l'evoluzione di una rete integrata e la capillarità delle traiettorie. In fondo, diciamo, quello che aveva detto il professor Giuridini. Riteniamo inoltre che il gettito delle addizionali dovrebbe essere investito anche in interventi propedeutici al settore, in linea con i principi dell'ICAO e con la normativa comunitaria e internazionale, così che diritti e tariffe aeroportuali restino correlati ai costi operativi e di capitale, a vantaggio non soltanto dei vettori, ma anche di gestori, handler, investitori privati e non, di passeggeri e operatori. L'ENAC, nel solco della sua missione, volta a tutelare la sicurezza, i diritti dei passeggeri e la qualità dei servizi, ha, tra le altre cose, contribuito alla privatizzazione e alla liberalizzazione del settore aereo, autentico motore dell'economia nazionale, capace di sviluppare, congiuntamente al turismo, circa il 15% del PIL italiano, con enormi risvolti occupazionali. Ricordiamo come nel 2023 si sia segnato un record storico per il mercato del trasporto aereo con 164 milioni di passeggeri. I dati coincidono, stranamente. A fronte di profitti indubbiamente importanti per i vettori, un tempo considerati low cost, non possiamo tuttavia limitarci a chiedere una riduzione dei prezzi, ma occorre ripensare più strutturalmente il modello di concorrenza europea sui voli, elaborando nuove regole a livello comunitario. Proponiamo inoltre, almeno per le isole e i distretti periferici, di esporre preventivamente le tariffe o di imporre un range massimo di prezzo. Favorire il mercato con un eventuale sistema di sconti a livello statale e rafforzare la competitività diversificando l'offerta per singole rotte potrà del resto contribuire a tutelare i consumatori e a non erodere ulteriormente il loro potere di acquisto. La salute economica del comparto deve pertanto iscriversi in una più ampia strategia di sintesi, continuando a generare lavoro, progresso e benessere comune. Siamo tutti chiamati a un'azione cooperativa che consolidi la modernizzazione del Paese e la sostenibilità ambientale ed economica, non dimenticandoci che, in termini numerici, il mercato italiano è il quarto in Europa, attestandosi al secondo posto subito dopo la Spagna, se consideriamo il solo traffico domestico. Il trasporto aereo si sta avviando verso una profonda trasformazione che lo vede protagonista nel campo dell'innovazione tecnologica e modello paradigmatico di un futuro più evoluto ed interconnesso. L'ENAC, nel presidiare questo processo, d'intesa con istituzioni, operatori e professionisti, è consapevole
che non può esservi progresso senza piena accessibilità e competitività. L'obiettivo è dunque quello di dare piena attuazione ai principi comunitari, accorciando le distanze tra centro e periferia per un'Europa patrimonio comune, più forte e più unita, in cui la mobilità aerea rappresenti sempre più uno strumento di coesione culturale e di prosperità economica. Essendo io un ingegnere e un pilota, mi sono sperticato cercando di fare un qualche cosa che cogliesse il tema di questa importante occasione. Grazie. Noi la ringraziamo molto e nella parte iniziale del suo intervento credo che abbia utilizzato una parola che insomma è piaciuta particolarmente al presidente De Idda, quindi la necessità di avvicinare la Sardegna al continente. E quindi lascio la parola al presidente e insomma il presidente De Idda è la persona che probabilmente più di altre ci è stata vicina in tutti questi mesi e quindi cogliamo una volta in più l'occasione per ringraziarlo. In maniera disinteressata, ovviamente non vi ho mai parlato di Sardegna. No, buongiorno a tutti, grazie. Mi giustifico con il Vice Ministro perché c'è stato purtroppo un brutto evento a Bologna, c'è stata un'esplosione a diga della centrale idroelettrica, quindi si è dovuto precipitare ovviamente nel bolognese, al di là della geografia del luogo, comunque ci sono dei dispersi e quindi sta andando direttamente a verificare quello che è accaduto. Grazie a tutti voi, è un piacere, anzi secondo me è stato un dovere ospitarvi dentro il Parlamento per questa presentazione di questo studio e anche aprire questo dibattito, questo confronto. Sono contento che ci sono dei miei colleghi della Commissione dei Trasporti, Andrea Caroppo, Enzo Amici, Giulia Pastorella, c'era il già ministro De Micheli. Sono contento perché in Commissione abbiamo incominciato un lavoro in questa legislatura dove abbiamo più volte indagato su quello che era il trasporto aereo, e quando parlo di continuità territoriale, partendo dalla Sardegna, però non parlo di continuità territoriale non per forza per adottare il modello sardo, cioè quindi quello di mettere dei soldi e degli oneri del sistema pubblico, ma per dire che dove non c'è il treno, in alcune zone dove non c'è il treno, la rete stradale non dà quelle garanzie, alcune regioni devono essere collegate per forza con l'aereo, è il mezzo più veloce. Quindi ho parlato di Puglia, abbiamo parlato di Friuli Venezia Giulia, e facendo un'indagine conoscitiva sul sistema del trasporto aereo, dove voi siete stati anche molto spesso ospiti o incontrandovi o parlando con voi, questo è emerso, non solo questo caso dell'addizionale, ma si è emerso quanti sono le tasse che gravano sul sistema aereo dell'ETS, a quella che adesso grazie a voi abbiamo sottoposto anche al Vice Ministro Leo, quello sull'Europa, sulla tassa sul kerosene, che ovviamente cerchiamo di bloccare, e questo grazie anche a questo proficuo dialogo con voi abbiamo cercato anche con atti ufficiali della Commissione di sottoporre al Governo l'eventualità sia di bloccare questo continuamento, cioè quindi di mettere un freno e non lasciare la possibilità a città metropolitane o altri enti di poter aumentare questa tassa, che come detto non è un'addizionale comunale ma è una tassa omnibus che riguarda più o meno vari settori, perché anche studiando e cercando di trovare le coperture e anche andando nel bilancio per cercare di capire dove mettere i soldi per coprire, ci perdiamo nei vari capitoli, perché il Comune prende una minima parte, l'INPS prende un'altra parte, sembra che alcuni fondi vadano al bilancio diciamo dello Stato, che dove non sappiamo come coprire, dove coprire e anche la quantità da coprire. Sono contento che allora poi la prima azione che si può fare in attesa che il Governo riesca a trovare tutte queste risorse, riformi questo settore, è quello di sensibilizzare le regioni, come è accaduto in Friuli Venezia Giulia, a calcolare quanto è l'importo per quella regione di incasso, e magari con fondi propri, invece di mettere per esempio un sistema di continuità territoriale, provare a favorire le compagnie stanziando dei soldi per coprire dalla regione, come soprattutto le regioni a statuto speciale possono provare a vedere se effettivamente le compagnie, eliminando la tassa in quella regione, aumentano i propri voli con l'abbassamento quindi delle tariffe. Il Friuli la sta facendo e c'è stato un primo risultato. In Sardegna c'è già pronta una proposta di legge di Paolo Truzzu
che l'aveva proposto, e penso che la nuova legislatura partirà con questa proposta di legge, dove pensa di proporre più o meno la spesa sarebbe 40 milioni in Sardegna per coprire questa tassa, e quindi vediamo se anche in Sardegna questo può produrre effetti. Quindi queste due regioni, ho chiesto anche agli aeroporti di Puglia di fornire quanto è la spesa in Puglia, quanto servirebbe per coprire o togliere questa addizionale, vediamo adesso quando ce la dà, per capire in alcune regioni, quelle più problematiche e quelle più periferiche, quanto costerebbe. Anche perché dobbiamo insomma incominciare a lavorarci su, sensibilizzare, in Europa dobbiamo sensibilizzare per cercare di finire questa transizione verde, perché poi l'ETS, come ci hanno fatto vedere molte compagnie, la strarezza è che grava sull'ETS sui voli nazionali o quelli voli europei, e quelli voli invece che vanno verso gli Stati Uniti o i paesi extraeuropei non si applica, cioè quelli magari voli dove c'è a lungo raggio non grava questa tassa. E un altro dove c'è anche il collega Caramanna, che riguarda il turismo, è andato perché forse adesso c'è la votazione. Un altro, io vorrei anche dire che sta emergendo il grande problema anche per le casse dello Stato sul caro biglietti o su questo il caro biglietti aerei, perché se voi pensate che gli operatori che devono spostarsi da una regione all'altra, appunto dalla Sardegna, anche per pubblica sicurezza, per esempio per tutte le operazioni di rimpatrio di immigrati irregolari che sono sottoposti a espulsione, che devono essere accompagnati da più agenti, non sono residenti, quindi provate a vedere in una stagione, un'alta stagione d'estate, quando devono portare diverse persone, quindi sono almeno in 5-6 per una questura, quanto può costare, e il budget che era previsto viene direttamente speso in pochi mesi invece che in un anno. Ecco che quindi ci sono, per lo Stato dovrebbero riflettere che per agevolare questo sistema, non solo per il turismo ma anche per esigenze di sicurezza, anche sanitarie, c'è bisogno di delle manovre che aiutino le compagnie, perché io ho provato a spiegarlo e lo ripeterò, le compagnie non sono i cattivi che vogliono per forza lucrare su tutto, ci sono degli oneri che ovviamente lo Stato può sicuramente agevolare, toglierli e cercare di agevolare l'attività di tutti, di insomma agevolare, si vive insieme con le compagnie, è il nostro mezzo di trasporto preferito, quindi cerchiamo di agevolare, come anche gli aeroporti, cerchiamo di dirlo, qui abbiamo un'eccellenza, l'aeroporto di Roma che vince premi internazionali più volte, ma tutti gli aeroporti stanno sforzando con investimenti a rendere più efficienti la vita di un passeggero, più agevole anche dei lavoratori. Ricordo che in epoca Covid, mi dispiace che nel PNRR abbiamo provato a dirlo, non c'erano mai stati finanziamenti, non ci sono finanziamenti per aiutare le infrastrutture né dirette né indirette degli aeroporti, e quindi cerchiamo, allora dobbiamo trovare un metodo per incentivare e aiutare anche le società aeroportuali a investire per agevolare appunto anche i mezzi alternativi, non solo la vita dentro l'aeroporto. Non mi voglio dilungare. Io spero che ci sia un dialogo continuo, io spero, anche se qualche collega, mi prendo l'onere di moderatore, anche vuole intervenire, io vi ringrazio, perché ecco, questo è il Parlamento, è il luogo del dialogo e del confronto. Il politico non deve mai, lo ripeto sempre, essere un tuttologo, ma deve ascoltare le imprese che lavorano e deve trarre i suggerimenti giusti e cercare poi di tramutarli in fatti compatibilmente con i valori che il politico vuole trasmettere. Quindi grazie per essere qui, per averci coinvolto, per questo studio che ci aiuta a sensibilizzare il MEF, come ha detto Bignano, io mando lui che è la testa d'ariete del governo, quindi grazie mille per tutto il lavoro che fate. Grazie mille Presidente, e come diceva il Presidente De Idda, se ci sono domande o considerazioni, benvenute. Sia gli onorevoli parlamentari, sia eventualmente insomma, le persone che vedo presenti, che rappresentano, visto che parlavamo di call to action. Prego, onorevole Pastorella. No,
No, solo per unirmi alle riflessioni già fatte dal Presidente De Ido, ovviamente Professor Giuricin, che insomma stimo da tempo, per dire che da parte di Azione, il partito che rappresento, anche c'è stata una grossa perplessità quando siamo venuti a conoscenza, almeno io sono venuta a conoscenza di quella che in tutti gli effetti è una tassa nascosta, i passeggeri non ne sono al corrente, insomma è qualcosa che di cui si dibatte molto poco, quindi questo è un ottimo momento per rendere diciamo più pubblica questa tassa nascosta e anche per riflettere su quali siano le soluzioni per eliminarla, perché i dati parlano chiaro, addirittura per l'erario, per le casse dello Stato, toglierla significherebbe guadagnare tra virgolette di più che non lasciarla. La soluzione delle regioni mi lascia perplessa, nel senso che è comunque mettere una pezza, cioè dire quindi io mi augurerei, visto che qua c'era la maggioranza soprattutto, che si facesse davvero portatrice verso il governo di non necessariamente dover reperire le stesse risorse da qualche altra parte, ma domandarsi veramente se quelle risorse sia necessarie, insomma fare un ragionamento più complesso che non semplicemente dove andare a pescare da qualche altro posto, qualche altra tasca degli italiani, ma vedere forse anche come vengono spese. Questo è un invito non polemico, però a dire che questa tassa è ingiusta, non viene utilizzata per le cose corrette, quindi lavoriamo insieme per trovare alternative migliori. Grazie. Grazie mille, onorevole Pastorella. Qualcun altro vuole intervenire? Interventi, domande, niente, vedo gli aeroporti, qualcuno vuole parlare degli aeroporti? Prego, dottor Troncone. Giusto due o tre velocissimi commenti spot, ovviamente diciamo, l'iniziativa è assolutamente diciamo, condivisa, l'analisi è, come dire, è affilata e diciamo, è convincente a sufficienza, quindi siamo tutti convinti diciamo, della bontà dell'iniziativa. Sicuramente tre piccole notazioni. Uno, diciamo, come dire, a supporto, quindi ovviamente una rivisitazione della destinazione del gettito è sicuramente diciamo, da considerare, oltre a una riduzione con diciamo, una salvaguardia di quello che rimane o in circolo nel settore o in circolo nel territorio. Gli aeroporti è inutile, o comunque il settore, mettiamo così, è inutile negarlo, insomma, se sulle collettività territoriali, sui territori, sono in realtà ingombranti, impegnative ed è giusto che qualche cosa possa rimanere nel circolo dell'immediatamente circostante il territorio. Quindi questo è un elemento che io sicuramente salvaguarderei, così come quello che rimarrebbe all'interno del settore direttamente o indirettamente, vedi il fondo volo che comunque diciamo è stato così, si è provato sostanzialmente uno strumento di grandissimo valore, no? Nei momenti più duri. Due, diciamo, sperando e auspicando in un percorso di riduzione, proprio perché in alcuni casi, l'abbiamo visto per esempio in Veneto, no, o Trentino Alto Adige, diciamo, asimmetrie applicative possono creare delle distorsioni di concorrenza. Quindi qualcuno che decide di non applicarla, qualcuno decide di applicarla di più, abbiamo visto Venezia addirittura 9 euro, purtroppo in cima alla lista. Ecco, queste asimmetrie competitive provocano delle distorsioni di mercato. Abbiamo visto una dinamica diciamo, proprio lì, soprattutto sul fronte dei low cost, che diciamo, non è desiderabile. Pertanto un auspicato percorso di riduzione noi riteniamo dovrebbe essere comunque applicato pari passo a tutto il territorio nazionale, senza distinguo prima o dopo, chi più, chi meno, o chi sì o chi no. Ultima notazione, giusto per aumentare il coefficiente di difficoltà diciamo, dell'esercizio, non dimentichiamo sullo sfondo anche la questione IRESA. L'IRESA è una tassa che di fatto è un'addizionale, anche quella lì, viene pagata dai passeggeri in imbarco, è una tassa che deriva da una norma nazionale, però in realtà che richiama da un'applicazione regionale, IR, la R sta per regione, quindi imposta regionale per, contro il rumore. Di fatto anche lì lo stesso identico problema, il 90% del gettito di questa tassa applicata da alcune regioni, da altre assolutamente no, quindi ancora una volta c'è anche il fenomeno della distorsione della simmetria, ecco, viene destinata alla, come dire, fiscalità generale regionale, insomma alla sanità, per il 10% a misure diciamo contenitive del tema rumore. Quindi delle due l'una, io dico o si passa al 100% in applicazione in assolutamente necessarie e desiderabili misure contenitive sul rumore localmente nell'aeroporto che applica o nella regione che applica questa misura, oppure io direi anche qui bisognerebbe andare a mettere mano forse alla norma nazionale che invita a fare un po' ordine diciamo sul territorio nazionale, un po' delle due l'una. Quindi ricordiamoci, c'è anche quest'altra diciamo tassa un po' più esotica, diciamo così, rispetto alla ben nota e famigerata addizionale ai passeggeri. Tutto qui, grazie, comunque complimenti. Grazie a tutti.